Sono da Gnaccarino perché ovviamente vi voglio erudire sui manicaretti che per ciò che riguarda il pranzo di Natale il Gnaccarino fornirà, perché c'è un elenco con 30 euro, vedo una cosa spaventosa. Allora, antipasto, che è un antipasto misto toscano vostro, passatelli in brodo fatti in casa, sono quelli della nonna, ve li ricordate, quelli della nonna. Poi cannelloni al forno, sempre fatti in casa, ricordiamo che c'è il forno a legna per tutte le cose che cuoci. Arrosto misto, anatra, oca, pollo, piccione, tutta sta roba, con un filettino in crosta di mandorle, tanto per avere un'altra carne più leggera, dici. Filettino in crosta che vuol dire? Filetto di maiale sarebbe. Sempre in forno però. Sempre in forno, in crosta di mandorle. Ah, ecco, come si fa in crosta di sale, sì, il pesce, questo è ben crosta fatto di mandorle, molto buono. Non l'ho mai sentito, è un piatto un po' esotico. Patate al forno, che è un classico per l'arrosto, chi c'ha il forno e non fa le patate al forno. È un bisca. Sono buone le patate. Dolce, caffè e insalata. Anche l'insalata? Insalata, dolce e caffè. E amaro. Lui vi aspetta, il cappello da cuoco come al solito ce l'ha, la pannuccia ce l'ha. Adesso prenotate voi e vi aspettiamo. Buon Natale a tutti. Grazie. I believe. I believe. I believe.